Io il cinema l'ho scoperto per caso, come in realtà per caso ho scoperto tutto il resto. Ecco, io vengo da una famiglia di militari meridionali, il mio destino era segnato lì, insomma, infatti mio papà aveva puntato su una mia carriera di militare, insomma, se non che il destino mi fece incontrare alla prima media a Ciampino un professore particolare che era Pierpaolo Pasolini, che mi ha fatto scoprire la letteratura, la poesia, i libri, il cinema, il teatro, e per me è stata illuminante, un po' perché appunto a me piaceva tanto raccontare storie, fin da bambino me le raccontavo da solo, perché ero stato male, volevo star solo e allora me le raccontavo a voce alta. E i tempi liberi in classe mi avevano dato l'opportunità di scriverle, addirittura le storie. A lui piacevano queste storie, mi ha incoraggiato in quel senso, poi a un certo momento faceva cinema e allora in giovanissima età mi ha fatto fare l'assistente prima e poi l'aiuto, l'assistente nel Vangelo secondo Matteo e poi dopo invece l'aiuto regista, Uccellacci Uccellini e film con Totò. Di lì poi lui ha dato una mano a fare la sceneggiatura, ha dato una mano, in realtà trascrivevo quello che registrava il registratore. Il film Teorema, quindi una mano lì, io quindi ho capito come fare la sceneggiatura, poi ho visto qual è la sintesi narrativa del cinema scoperta durante le riprese, ho incontrato la comicità attraverso Totò, che è stato per me illuminante, perché poi mi sono nutrito più tardi della comicità, però, con Benigni, con Albanese, con Nuti, però la vera Fatta scoperta la esperienza. feci lì, accanto proprio a Totò, perché era cieco, non ci vedeva e quindi io gli dicevo le battute, lui le ripeteva, quindi l'ho conosciuto molto da vicino e mi ha fatto scoprire questo genere meraviglioso della cinematografia, che è quella comica. Io l'ho scoperto così, dopodiché erano anni difficili, non guadagnavo, non nasco povero, insomma, militari, il maresciallo, mio papà eravamo 3 figli, la mia mamma era una massaia, quindi era duro andare avanti e allora io dovevo lavorare e ho cominciato a fare un po' di aiuto regie, poi ho fatto un po' il negro, scrivendo le sceneggiature per altri sceneggiatori, sono fatto il gagman in Giappone, ho girato un po' e ho imparato bene quest'arte e poi l'ho messa in pratica in maniera un po' più sistematica e professionale. Pasolini se ne sceneggiava lui, e qualche volta si faceva aiutare da Sergio Scicchi, che aveva un gran bel talento anche di narratore e soprattutto offriva il materiale della lingua romana che ha usato Pasolini, specialmente nei primi film, no? E era un regista che non veniva dal cinema, veniva dalla letteratura, non aveva visto tanto cinema. Quel poco che l'aveva visto l'aveva scelto bene e gli era rimasto impresso molto, penso a certi giapponesi, e quindi Mizoguchi, così lui era appassionato di questi artisti, ma anche del cinema muto, così, però non mai pensando di poter fare un regista. Quasi più forte l'influenza della pittura, almeno nel. Sì, no, l'occasione fu data dal fatto che lui però aveva scritto delle sceneggiature, dalla Notte Brava, aveva fatto dei film, tra l'altro anche nella Dolce Vita, le parti diciamo popolari romane sono state scritte da lui, aveva lavorato con registi italiani, anche un Bolognini, insomma, quindi il cinema lo conosceva come sceneggiatore. E poi il passo è stato facile quando la sua poesia, soprattutto la sua poesia, la sua narrativa era molto, tra virgolette, realistica. E quindi lui ha trovato nel cinema una lingua internazionale, un po' del realismo. E quindi sentiva che questa sua sete di realtà il cinema gliene offriva tanto, insomma, soddisfaceva questa sete di realtà. E quindi continuava a scrivere, ma soprattutto nel cinema si era dato molto perché appunto riusciva attraverso le facce, attraverso i luoghi, attraverso le borgate, così riusciva a raccontare quello che riusciva di meno in letteratura, dove invece l'artificio letterario in qualche modo teneva a distanza la realtà. Distinto, ho sempre scelto dove è stato possibile, ma quasi sempre,
di lavorare con dei registi che in qualche modo scrivessero anche, insomma, che fossero con i quali io, diciamo, condividevo gran parte della visione del mondo, insomma, che in modo da non avere delle grandi conflittualità durante il lavoro. Per cui io sono sempre partito dal principio che lo sceneggiatore comunque deve assumere lo sguardo del regista, deve assumere il suo modo di vedere il mondo e a volte anche assumere le sue neurosi, le sue idiosincrasie, perché è inutile che io scrivo qualcosa che poi posso girare solo io, devo scrivere qualcosa che sapendo chi è che poi le gira, che poi è il regista. E quindi per questo quando era possibile mi potevo scegliere, sceglievo quelli che con i quali condividevo lo sguardo, insomma, questo è importante. E poi ovviamente se lavorando con un regista e scrivendo insieme, il regista costruisce la scena insieme con me, insomma, per cui la scaletta di quello che si vede è scritta sul copione. Poi il regista ovviamente può decidere sul set di magari portare qualche modifica anche sulla base di come è fatto l'attore, dell'ambiente, quindi può anche cambiare, però già cambia con più consapevolezza avendo in testa precisamente quella scena, il senso, il cuore della scena, che quello l'ha avuto, è il lavoro di sceneggiatura, quindi sa come variare. Il brutto è quando invece uno inventa dimenticandosi il senso della scena che sta girando, perché ogni scena ha un valore in sé per sé, ma anche un valore funzionale rispetto al racconto. Se si perde il contatto con questa funzionalità, la scena è inutile, insomma, viene male, non racconta. Una curiosità che mi è sorta mentre mi ha detto questo, ma a parte con Benigni, che è appunto... è attore, comico, ne abbiamo già parlato. Lei ha scritto spesso pensando già all'attore che avrebbe interpretato la parte? A volte capita, altre volte no. In genere, nella grande maggior parte no. Diventa sì quando l'attore è anche regista, spesso può succedere questo, mi è successo appunto con l'Albanese che con me poi ha debuttato. Aveva anche debuttato abbastanza bene, con Nuti, che era sia più da commedia che con... All'epoca lui viene dalla comicità, poi finisce dalla commedia dopo, e con Benigni ovviamente, ma si tratta appunto di... Poi sono anche registi, quindi lavorare contemporaneamente in funzione dell'attore, ma anche in funzione della regia, non è così semplice. Per questo si cresce un po' insieme lavorando, perché con Benigni abbiamo avuto l'opportunità di crescere, che aveva fatto tanti film, no? Quindi a un certo momento siamo andati un po' a memoria, finalmente siamo, quindi certi risultati sono stati ottenuti proprio perché era stato seminato molto prima. Ma io devo dire, con Monicelli stavo per fare un film che poi non abbiamo mai fatto, era un suo sogno, un sogno che non è stato poi realizzato. Io poi con Monicelli semplicemente, come dire, era sul Borghese piccolo piccolo che si è discusso e lavorato. Poi però sul Borghese sappiamo tutto, insomma, sappiamo il suo talento, il suo spirito, secondo me della sua forza di regista narratore, come pochi sapevano. Infatti quella che io considero la sua caratteristica maggiore, non c'è mai un'inquadratura inutile, e né tantomeno compiacenza nell'uso della macchina da presa. Per me questi sono i grandi registi, e penso a tanti americani, Billy Wilder, questi qui sono straordinari, ma solo raccontano, non è che fanno svolazzi. In genere, di fronte agli svolazzi significa che stai di fronte a un pessimo regista, insomma, uno che non ha idee, che gioca con la macchina da presa, che ti dà l'impressione che ti sta facendo una cosa poetica. Ecco. Poi ho lavorato con lui, quindi già per l'occhio lo conoscevamo abbondantemente, poi eravamo già molto amici prima, quindi, e poi ci siamo incontrati con Un salto nel vuoto e poi anche Gli occhi e la bocca, e con Un salto nel vuoto ci siamo trovati un pochettino meglio, semplicemente perché poi lui
talento gigantesco per quanto riguarda la direzione degli attori e poi per il suo specifico, cioè tu vedi un film dopo 2 quarti d'ora e dici bell'occhio, sì, questo è un segno di grandezza, di pochi tu puoi dire così, insomma. Vedi che questo è bell'occhio, insomma, quindi mi sono trovato benissimo, lui è, poi riesce a coniugare molto bene il dato personale, cioè, diciamo, la problematica intima sua personale, la coniuga bene con una visione più storica della realtà, cioè la mette in rapporto, cioè li colpevolizza quando c'è da colpevolizzare il mondo in rapporto al suo destino personale. E mentre invece Gianni Amelio è molto più, meno coinvolto, diciamo personalmente, insomma, più tra virgolette più storico, ecco, è un po' anche tra virgolette più epico. Ecco. E lei ha mai pensato di fare il regista? No, perché una volta solo da ragazzo, poi perché lì ci vuole un'arte che io non ho proprio, perché non basta scrivere bene, saper girare bene, ma devi convincere il distributore, il produttore, di guarda questo è il lavoro, devi farlo, dai, chiedere soldi, fare commissioni, andare, è una cosa che io non sono capace proprio, e poi mi perdo tempo, e poi ti do anche una cosa un po' snob, è molto più difficile scrivere un film che girarlo, quindi mi piace stare più dalla parte difficile. Trovare lavoro, quello è stato proprio anche prima, solo che prima c'erano più opportunità, adesso ce ne sono molte di meno. Però trovare lavoro, il fatto che al di là delle difficoltà che sono della crisi e via discorrendo, ma c'è il fatto che bisogna sapersi proporre, quindi bisogna saper fare delle cose. Quindi uno, se dimostra di saperle far bene, è più ascoltato rispetto a chi non sa che dire, insomma. Io credo che oggi ci sono degli strumenti per imparare che non c'erano una volta. Una volta i film sbagliati erano proprio sbagliati, li vedevi nelle inquadrature, i sguardi sbagliati, come le poesie che si scrivevano quando ero ragazzo, i miei coetanei scrivevano le poesie, scrivevano peggio, di peggio, che adesso anche che non lo scrive nessuno, insomma, quindi questo facilita per certi aspetti, però complica perché c'è più concorrenza. Poi tenendo presente che oggi le tecnologie permettono di a basso costo di esercitarsi bene. Io, se devo consigliare a dei ragazzi di imparare il cinema, al di là di andare al cinema e di non vederlo solo come spettatori, ma vederlo 2 volte un film che è piaciuto, per vedere la seconda volta perché il film gli è piaciuto, tutta questa tecnica. Questo è il segreto proprio, è di un falegname. Un falegname vede un tavolo, non è che vede solo come è fatto, ma vede che colla è stata usata, che cosa, quelle cose lì, è lo sguardo proprio di chi indaga e vuole veramente imparare. Ecco. Quindi io consiglio sempre di mettersi insieme, chi è appassionato di fotografia, di camera, chi è appassionato invece di scrittura del racconto, chi invece è appassionato di recitazione, chi vuole fare il regista, mettersi insieme, la tecnologia ormai veramente permette tutto, ma non per fare dei capolavori, ma per fare le storie, per farle mettendo il massimo della concentrazione, facendo una cosa seria, senza essere mai superficiali, malgrado si usino i mezzi poveri, ma pretendere che la luce sia giusta, capito? Che la recitazione sia esatta, che i tempi siano quelli. Poi anche se naturalmente in mancanza di mezzi non potrà mai venire una cosa come uno se la sogna, però una cosa pulita, fatta così, ti insegna molto, molto, perché in questo modo anche tu scrivi i dialoghi, un conto li scrivi e li vedi recitati in cinema, che sono un'altra cosa rispetto alla recitazione, per esempio, in teatro. In cinema è tutto fatto nuovo. Sussurrato, tutto buttato via, non puoi urlare troppo perché se no si vedono le carie, si vede il lavoro dei dentisti, devi capito? Da lontano forse un po' di più, ma da vicino tu devi quasi muovere. Quindi anche, insomma, sono cose che si imparano anche facendole, non è soltanto scrivendo così in astratto. Senti il linguaggio, no? Se tu lo hai frequentato.
Ma a me lo sono portati tutti, perché quelli che mi sono piaciuti, perché ho sempre scoperto qualcosa, quelli che mi sono piaciuti ho scoperto sempre qualcosa per quanto riguarda i libri. Poi i libri mi piace rileggerli, perché non, a differenza di un film che tu lo vedi e poi lo rivedi, rimane sempre quello, che magari un tempo ti piaceva poi improvvisamente. Per esempio a me tanti film della Nouvelle Vague non mi piacciono più, non li posso proprio vedere, mi fanno ridere, eppure mi hanno cambiato la vita. Mentre invece nella letteratura tu rileggi un libro che hai letto a 20 anni, lo rileggi a 40, leggi un altro libro, perché nel frattempo hai fatto esperienza, hai vissuto, lì vedi un tavolino, ti immagini un tavolino che ti potevi immaginare, che potevi immaginare tra i tavolini che tu hai visto quando avevi 20 anni. Quando ce n'hai 40, i tavolini hai visti 10 di più, di tutti i tipi, e quindi quando ti compare un tavolino la tua fantasia, insomma. Poi magari perdi anche un po' di innocenza nella lettura, no? Però se un libro lo rileggi è sempre un altro libro per me. Quindi, a parte questo tipo di lettura qua, ovviamente c'è anche la lettura del falegname, insomma, voglio capire perché lì mi ha commosso. E se mi ha commosso là, non è là il segreto, sta prima, devo andare a cercarlo, questo è proprio il falegname. Poi naturalmente il tipo di scrittore che a me piace di più, ovviamente mi sta più vicino, o Chekhov, diciamo, quello che ho sul comodino, ecco. Chekhov perché mi ha insegnato più di tutti gli altri, lui soprattutto, tra l'altro lui un novelliere, diciamo, insomma, una scrittura straordinaria, piena di ironia, di evocazione, di cattiveria, insomma mi ci riconosco. E non è un caso, tra l'altro, con un altro grande artista che io amo, amato molto, a parte John Fante, De Carver, il quale tra l'altro è uno che si è molto, anche per lui il maestro è stato Chekhov. Tant'è vero che c'è scritto un racconto in cui addirittura descrive la morte di Chekhov.